Надо мне рецепт продать. Ваш, ваш. А, привет, пойду, делаем голос. Allora, come stanno andando le olive quest'anno? Per adesso stanno andando bene, come raccolto, ma come prezzi? Stiamo a zero. Come qualità invece? Come qualità è buonissima. La resa non tanto è abbastanza, è una resa che a giro sui 14-15, dipende. Ma sono i prezzi che non vanno, perché non possiamo, sì, con la grande girocca, non è che possiamo dare la colpa ai plantoiani, purtroppo. Cioè, troviamo... come funziona il sistema dei prezzi? Il sistema dei prezzi sono in base alla resa che esce. In base alla resa che esce. A quanto è? Un esempio concreto, come funziona il prezzo? Più o meno intanto a quanto... No, i prezzi si aggirano sui 30, 29, 28, 30, più o meno sulla... A quintale. Di più non vanno. È iniziato... con 33-34, però si è diminuito perché la resa non corrisponde alla lavorazione, perché non è che l'olio si fa così, si fa una bella lavorazione, spese ce ne vogliono, che io ho lavorato qua dentro e so cosa significa lavorare le olive. Più o meno le spese a quanto incidono? Le spese, se non esce il 17, il 18 a quintali non vanno... Non vale neanche la giornata? Né a macinarlo né a raccoglierlo, perché sulla raccolta un operaio prende 50 euro, ti fa 6 ore, in 6 ore ci sono qualità che mi fa fare il quintale dell'olio, ci sono qualità che non riesce neanche a fare 70 euro. Ci sono anche situazioni per cui non vale neanche la pena raccoglierle, so che altrove le stanno ancora abbandonando. Esattamente, anche qua noi stiamo abbandonando le olive perché... Ci sono dei produttori parecchi produttori che stanno lasciando in campagna, perché diciamo le parole povere, la cantera non vale la spesa. Rischiamo di fare come le mandorle. Anzi, peggio delle mandorle. Perché la mandorla almeno la puoi immagazzinare, ma questi non li puoi immagazzinare. La mandorla puoi tenere da un anno all'altro, ma questi no. Questi se superano 4-5 giorni comincia a fare. La mucca sotto, lì, l'olio non è più buono. Ma ci spiega perché il prodotto poi al supermercato costa? Questo dipende dalla speculazione, dalla filiera, dipende da tutti quei signori che comprano il prodotto sotto costo e poi fanno un'altra miscela, diciamocelo ben chiaro, fanno un'altra miscela con gli altri prodotti di olio provenienti dall'estero, dalle altre parti, lo immescono con quello nostro e dicono che olio è esclusivamente di oliva. Che non è. Ma in verità, se vuoi l'olio extravergine di oliva, devi venire qua. Che costa? Devi venire nei frantoi, ma solo che questi frantoi hanno ragione. Non è che io voglio fare a favore loro, vi ho detto, io ho lavorato qua. Ho fatto da quanti anni fa questo lavoro? Io questo fatto ho fatto 30 anni il camionista. Poi sono andato in pensione, ho lavorato 5-6 anni con loro qua. Però ci sono degli annati che ci va bene, ma delle annate quando tu mi vieni a vendere a me l'olio al massimo. Appena 2,20, 2,30, pagando le olive oltre i 30 euro non ci vai a rispondere. E se tu mettiamo già sui 30 euro devi fare 3 quintali, devi fare, mettiamo il 14, 3-4 sono 12, sono appena appena 42 kg. A 2,50 euro vai a vedere, non vale la pena neanche immaginare. Allora ognuno di noi produttori, che io sono un piccolo produttore in produzione propria, basta. Ma ci sono altri produttori dietro. Ci sono i grossi produttori che tentano in qualche modo anche di coinvolgere i piccoli o di acquistare addirittura, come si verifica per le ciliegie. Ma le ciliegie è diverso. La ciliegia è tutta un'altra lavorazione, ma le olive no. Le olive devono venire per forza nel frantoio. Perché non tutti hanno la separatrice, non tutti hanno la mancia, non è una cosa facile. E allora purtroppo non si può fare più niente. Stiamo
proprio al no, dovevo chiedere appunto se di tutte le annate questa... No, sono quasi tutte uguali, sono rare. I momenti migliori quando si sono verificati? Dovevano appena avere la pioggia nel mese di agosto, allora puoi avere una resa un po' di più. Ma se le piogge nel mese di agosto si dice il problema, poi è busta. E allora si arriva a fare pochissimo in questo periodo. Esatto. D'accordo. Beh, grazie mille. Ciao. Salve. Arrivederci a vedere le cose. Ciao. Attenzione.